Palazzo Marino, salvaguardare i diritti. Se non ci fosse da piangere, mi verrebbe da ridere. Palazzo Marino, salvaguardare i diritti. Il dramma dell'alloggio e lo stipendio non basta. E Palazzo Marino, salvaguardare i diritti. Sì, se non ci fosse da piangere, mi verrebbe da ridere. Birmania, la libertà si veste di rosso. Italia, l'indecenza si veste di bianco, rosso, verde, e cioè di Pinot, Barbera, Mentina. Aumentano, è lo stesso. Ehi, i verbali, le denunce, le querele, le carte. 27938/04, 9287/06, 43630/04, 45918/04, 6212/05, 8218/05, 50103/04, 20182/06, 18002, 15791/68, 85027/04, 86369/04, 15503/01, 27458/98, 39722/04, 1480/05, 9763/06, 11480/05. Ma quanti giudici, quanti avvocati, quanti querelanti! E querelano tutta a me. Alcuni dei numeri dati dalle canaglie che infestano Milano, l'Italia alla Russo Caramia. Che esagerazione! E nonostante tutto sono ancora vivo. Vi dispiace? Angelo Russo è vivo! Lamoretti, Berlusconi, Penati, Formigoni, per tutti ne danno la triste notizia. Piangono le canaglie. E tu? È il caso del millennio. I giornalisti non se ne sono ancora accorti. Nessuno. È affare privato tra me e il tribunale. E le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono il disordine. La giustizia ingiustizia. Il problema è politico. Uccide più la lingua che la spada. Uccide più il numero, il bollo, che il mortaio. Dillo alla Moratti, l'ho detto, mi ha risposto con un numero. Forse dice allora dillo a Beppe Grillo, l'ho detto, l'abbiamo detto, dillo a Napolitano, l'ho detto a tutti, l'ho detto a tutti, basta, ecco, ricordiamo i numeri, punto e basta, ecco, quelli sono i numeri. Come che il cazzo ti fai a muovere? Gli avvocati Paola Selleri, Rossana Filacchione, Grazia Cesaro Ofelia, Giorgio Marzocchi, Enrico Barilli, Antonio Ballerio, giudici
Luciano Turone, Cecilia Vassena, Alessandra Cerretti, Alberto Nobile, Ferdinando Vitiello, Corrado Carnevali, Stefano Civardi, Alfredo Robledo, Antonio Corte, Laura Tragni, Lucia Elena Forminca, Serena Baccolini, Gaetano Ruta, Paolo Ielo e tanti altri ancora. E tanti altri ancora. Che possiamo dire? Morto viva, pazzo scema, Cira Caramia da Grottaglie. Regina d'Italia. E pure Isabella Russo da Milano, Regina d'Italia, o così o niente. Beh, potresti anche chiudere, no? Pensavo che avessi chiuso, ne fai parlare. Ma perché fai sempre il fuori onda? Tanto non dico niente. Non ce ne sono di fuori onda. Non ce ne sono. C'è il sottofondo e basta. Canta che te pesca. Non devi stare alla console. Ma che cazzo fai poi con il periodo? Ma si fa sapere che cazzo dai per si vorrebbe. Va bene. Ma c'era anche stai ricominciando a pisciare fuori dal frenale, di fatto tutto. Sì, è un vizio da solo. Ah, dice che solo ha aggiunto. Stava sempre lì nel cuore. Ecco cosa non c'è. Ma gli danno le qualifiche così, tanto per dare uno stipendio e tanto per avere dell'ingente a disposizione. Come un pacuolo. Sgraziato. Giornalisti, maledetti, proprio. E li riversiamo tutti qui. Della mamma. Tutti di unico. Degli amanti del popolo. Ai individui.